L'argomento di attualità è la decisione del procuratore federale Stefano Palazzi di deferire alla commissione disciplinare sia Antonio Conte che De Laurentiis. De Laurentiis per due motivi, cioè per il fatto di non aver fatto presentare la propria squadra alla premiazione di Supercoppa e poi per aver insultato, l'altro motivo, pesantemente un collega al di fuori degli uffici della Lega Calcio. Conte invece è stato deferito. Ti ricordi, Elio, che noi ne parlammo proprio in trasmissione, quelle dichiarazioni che fece il 23 agosto dopo la sentenza di primo grado nei confronti della giustizia sportiva, che abbiamo anche un sunto e ve lo faremo vedere. Però veloce. Esatto, è passato un po' di tempo. La conferenza stampa del 23 agosto. È stato veloce. Era nell'aria questo deferimento, è puntuale. Forse perché il deferimento è un deferimento e non cambia nessuna sostanza, quindi la poteva prendere col calma, mentre quando ha dovuto squalificare ci ha messo poco. Sì, perché il deferimento. Cambiata la velocità della vista del. Claudio, anche per capire, no? Il deferimento per questo tipo di accuse potrebbe portare come massimo, noi abbiamo consultato il nostro avvocato di riferimento Paco D'Onofrio, ad una multa o ammenda che dir si voglia di 50.000 euro. Questa è la cifra, quindi, diciamo, massimale. Per la multa poteva prendersi tranquillamente il tempo, invece per non farlo stare in panchina ha accelerato quest'estate. Quindi insomma questo contenzioso Conte, tra Palazzi mentre e vedo Conte. Che gli altri procedimenti stanno ancora aspettando, c'è calma, lì c'è calma tranquilla. Vabbè, però ecco, poi Agnelli da Londra ha difeso Antonio Conte, dice l'ennesima ingiustizia che viene perpetrata, anche se io vorrei farvi ascoltare subito, se siamo pronti, le dichiarazioni di Antonio Conte, perché al di là che uno poi possa dire ha ragione e non ha ragione, ha detto quello che tanti pensano, però insomma quelle accuse sono state abbastanza forti. Ecco, abbiamo proprio un conte short, sfogo short. Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, come no, perché ho fatto un cambio di scaletta. Sì, ce l'abbiamo. Grazie, il patteggiamento ricatto bello e buono da questa giustizia è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto, finito tra virgolette con loro, perché c'è ancora un altro appello. Per fortuna è finito con loro. Sono antipatico perché vinco, non è un problema mio. Se vedevo qualcosa avrei dovuto denunciare. Ma se non ho visto niente, io che devo denunciare? Il signor Pippo, perché Pippo per la procura, non è Filippo Carobbio, è Pippo, perché ormai siamo diventati pappa e ciccia. Lo considerano un collaboratore di giustizia. Vedendo che l'hanno sentito 5 volte e vedendo che l'hanno sentito l'ultima volta il 10 luglio, prima che ascoltassero me, io lo considero più un aggiustatore di presunta giustizia. La sapete la Procura Federale? I metodi della Procura Federale? Li avete letti? Forse sono passate inosservate le interviste di Locatelli, di Poloni? A me no. Locatelli e Poloni che dicono? Non abbiamo detto quello che volevano sentirsi dire, non abbiamo messo dentro nomi importanti per abbassarci la pena. Questo dicono. Agghiacciante quello che dicono. Agghiacciante quello che dicono. Però questo non interessa. Ai giustizialisti non interessa questo. E dico un'altra cosa ai miei colleghi, ai calciatori. Oggi è successo a me e a tanti altri. Domani può accadere a loro. E questo era lo sfogo di Antonio Conte, insomma. No, senti, al di là dei contenuti. No, però ha detto cose toste. Certo, ha detto cose, il procuratore lo deferisce. Io ho una curiosità. Dai. Visto che viene deferito Conte per questa conferenza stampa in cui attaccano i metodi della giustizia sportiva, che poi abbiamo visto essere così, il procuratore Sandulli, che dopo una sentenza non potrebbe parlare invece in diretta radio sportiva, ha detto che addirittura non era da messa denuncia ma illecito, che tra l'altro è stato sconfessato da Tanas visto che gli era ridotta Conti, non me lo deferisce nessuno il signor Sandulli? Cioè tu dici anche qui, anche in questo caso, due pesi e due misure. No, chiedo, ma lo squalo il giudice squalo. Sandulli, che da regolamento, senti cosa dice, in corso no, non potrebbe proferire parola, che invece ha dato a fare una bella intervista Elio. In cui ammazzato, non lo deferisce. Ha risposto Elio, senti, cos'è? Squalo non mangia squalo. Dal punto di vista giuridico, quello che ha fatto Sandulli è un obbrobrio, perché un membro di un collegio giudicante non solo non dovrebbe proprio per deontologia professionale andare a parlare ai media di una sentenza appena emessa, ma neanche il capo della polizia aspetta, può andare bravo, a lanciare il sasso nello stagno, una sentenza appena emessa e della quale oltretutto non è ancora stato emanato il dispositivo, quindi tecnicamente e che aspettava il NAS che lo ha sconfessato, dal punto di vista giuridico è un obbrobrio, ed è figlio di una cultura generale in cui purtroppo
la giustizia è esemplare quando colpisce i miei nemici o assolve i miei amici, ed è una farsa agghiacciante quando colpisce i miei amici o assolve i miei nemici. Quindi è agghiacciante, c'aveva ragione. Ma io domando però, scusa, visto che vorrei stare anche sull'attualità, io mi faccio una domanda su quello che ha detto il capo della polizia Manganelli, che ha lanciato un sasso e poi, scusate, ha nascosto la mano. Perché allora o dici tutto o non dici niente. Vabbè, sì, è gravissimo. Non puoi, secondo me, questa è una mia opinione personale, non un allarme. Magari fra un mese, due, un giorno, sei giorni, non so quando, verrà fuori tutto quello che hai detto adesso. Allora perché lo devi dire adesso? Oltretutto, scusami, utilizzando il veicolo calcio, che è sempre il veicolo. Se lui fosse andato in conferenza stampa e avesse detto: siamo sulle tracce del più grande latitante, non avrebbe avuto le prime non se lo filava nessuno. Siccome ha detto il calcio è già andato su tutti, domani sarà su tutte le prime pagine dei giornali. Non so se lo è già oggi. Sì, sì, sì. E oltretutto c'è un altro aspetto, che una frase del genere detta dal capo della polizia si può presumere che crede ai condizionamenti. Bravo. Perché siccome gli organi di polizia stanno facendo delle indagini, se il capo della polizia dichiara vedrete che ci saranno novità clamorose, se io sono un poliziotto che sta facendo indagini, devo buttare il pasto. Se anche non le trovo, le devo trovare. Se rischio di far fare una brutta figura al mio capo. Mi ricorda questo qualcosa. È un bruttissimo atteggiamento. Ho dei rimasugli, ma mi ricorda qualcosa. Gli ricorda un po' Calciopoli. Che gli ricordi Calciopoli fa parte però di quello che dicevo prima, che quando uno viene condannato con delle prove, no, è una farsa indegna. E infatti le prove non ci sono, perché infatti il tribunale che ha detto che il campionato era regolare. Infatti la giustizia ordinaria a Napoli lo ha assolto. Agnelli a Londra ha chiesto a livello internazionale, voi cosa ne pensate? Si sono messi a ridere. Infatti la giustizia ordinaria a Napoli lo ha assolto. Sì, vero? Ha detto che il campionato era regolare. No, lo ha assolto o lo ha condannato? Come al solito non sai niente. Lo ha assolto o lo ha condannato? Di è stata assolta la Juventus lo perché il campionato era regolare. Moggi è stato condannato. Bravo, perfetto. Per un reato allora, di pericolo. Quando è stato condannato dalla giustizia sportiva era una farsa. Quando è stato condannato dalla giustizia ordinaria, allora... Dizionario italiano, tentativo, virgola, campionati irregolari, non ci sono prove, Juventus assolta. Oggi condannato in grado per tentativo. Quindi non ci sei riuscito, secondo loro, campionato regolare, Juventus assolta. Comunque, vatti a leggere le sentenze prima di venire minchiate. Quando ci sono. E non lo ripeto più perché sono anche stufo. Sono 7 anni che ripeto le stesse cose. E sono 7 anni che non le ascoltate e ogni volta me le fate ripetere. Mi sono rotto quelli. Benissimo. E me li sono veramente rotti stavolta. Comunque. Andate a leggervi le sentenze. Sì. Prima di venire a far figure di M e dire minchiate. La sentenza parla di una condanna a 3 anni volta, e 6 mesi. Non mi invitate e continuate a dire minchiate, che almeno quando non ci sono le dite. Comunque, allora, la sentenza basta, che vuole. La sentenza di cui sentire parlare Giuliani la sentenza parla di 3 anni e 6 mesi di condanna. Vattela a leggere, porca di una minchia. Allora, no, vabbè, ma Claudio, ascolta, puoi dire le stesse cose senza usare. No, le uso, perché sono stufo, perché le altre le usano, le uso anch'io. Vatti a leggere la sentenza. Senza bisogno di usare questi termini. Tanto è vero che mi avete fatto una testa così dicendo come è possibile che la Juve è assolta con la secondaria. La Juve è assolta in tribunale, va bene? Allora, piaccia o non piaccia? Avanna, senza usare questi termini. E il campionato, l'ha detto il giudice, la sentenza è regolare. Senza quello che ci avete sgraffinato. Io ripeto, sentenza di Napoli, campionato regolare. Io lo so che andate avanti a dire che non è vero, ma è così, c'è una sentenza. La sentenza parla così come c'è una sentenza che a Palestra non è mai stato chiuso lo spogliatoio. Ma voi continuate ad andare a dire che sono chiuso lo spogliatoio. Perché voi le sentenze non le leggete? C'è una sentenza che dice 3 anni e 6 mesi di condanna. C'è una sentenza che dice in secondo grado reato di pericolo, virgola, campionato regolare. Te la vuoi leggere, imparare o no? Vuol dire che ci hai provato ma non ci sei riuscito. Quindi il campionato è regolare, fatene una ragione. Quindi va tutto bene. Che tu abbia provato a imbrogliare va tutto bene. Bravo. Non hai imbrogliato se non ci hai riuscito, lo vuoi capire o no? Ah no, ok. Quindi se ci ha provato e non ci è riuscito va bene. Ma perché ti scaldi? Mi scaldo perché sono 7 anni che devo ripetere le cose e mi sono rotto. E che cacchio? Nei prossimi 35 diranno la stessa cosa. Basta, ogni volta devo ripetere la storia. Come quell'altro che veniva che non sapeva la dire. Ma lascia perdere. Ma sì, ma allora Claudio. Parliamo di stramaccioni. Ma no, ma possiamo anche continuare a parlare di questo. Cioè, allora. Ma no, ma non parliamone perché parlo con gente che non ha mai una carta e inventa le cose al bar, non parliamo. Dai, non parliamo. Per parlarne devi aver letto, devi essere. Se io parlo con qualcuno che ha letto le carte, va bene. Giovanna, ci parlo. Carte... Se parlo con uno che ci dà al bar, non ci parlo. Le carte perché sono lette
legge i documenti. Questo non sa niente, però, inventa e parla. Puoi anche parlarne con uno che si è fatto un'idea nel corso degli anni. Ma non ti devi fare un'idea su cose serie, devi studiarne. Non ti devi fare un'idea. Non siamo al bar, siamo in una trasmissione televisiva che deve informare la gente. Non ti devi fare un'idea, le devi leggere. Allora, secondo te, tutti quelli che parlano di questa faccenda hanno letto le carte? No, è quello grande. Tu sei bravissimo che lei... No, non è che sono bravissimo, che purtroppo mi sono fatto un mazzo così. Hai ragione. Gli altri no, e quindi io non ci parlo più. Io da stasera, non parlo più. Non hai bisogno di coraggio. Non ho bisogno di reagire. Ci ho detto che la sentenza... È la prima volta che glielo devo spiegare, non glielo spiego più, mi sono stufato. E basta, la sentenza parla di 3 anni e 6 mesi di condanna, punto. Ancora, vedi? Questa è la sentenza. Ma lo vedi, ancora? Certo, questa è la sentenza. E allora Palazzi dice che tu devi andare in CIP perché hai fatto l'articolo 6 e invece sei prescritto, allora cosa facciamo? Ci sei andato in c'è B? Una sentenza o no? No, c'è scritto, allora, io leggo le sentenze. Si mandava in B, peccato che sei prescritto. Cosa leggo facciamo? Ci vai in B? Ci vai in B? C'è una sentenza. Va bene, no, allora no. Mi metto a tuo livello. Tu dovevi andare in B, chiuso, fine. Allora, e invece sei in A. E allora, ci hai vinto anche la Champions. Hai fatto e su questo noi... Se mi devo mettere al tuo livello, siccome io non mi ci metto... Verga, allora. Beh, però deciditi, o ti ci metti o non ti no, ci No, non mi ci metto. Dai Claudio, calmati, anche perché poi mi sudi e poi stai male, va bene? Allora, io mi sono stufata di... No, stavo male prima, adesso Verga mi ha fatto stare meglio, guarda. Crudeli, andiamo in pubblicità insieme, dai, andiamo in pubblicità, fai un po' da dai, facciamo un po' di fonte. Io vado da Verga, tu vai da Giuliani. No, io te va bene, di là un attimo. Per me va bene, se Crudeli va da Giuliani e tu vieni da me va benissimo. Torniamo con questa idea malsana che abbiamo partorito. Subisci da Giuliani. Subisco, dice delle sciocchezze. Perché non hai alcuni di dire sciocchezze, non è meglio tua carta di vita, tu non sai di cosa parli. Mi baso sulla sentenza, la sentenza dice questo. Innanzitutto un secondo grado nel tutto il processo. Mi dispiace un altro conto, ma la sentenza se l'avessi letta, te lo scrivo, ti metto in manifesti a Dubai, ti metto in anima a Dubai. La sentenza dice che il campionato è regolare, fatene una ragione. La sentenza dice che è condannato a 3 anni e 6 mesi, punto, fatene una ragione. Lo sanno anche a Londra, lo sanno dappertutto, anche a Dubai dove vai tu, se tu non lo sai. Anche i cinesi hanno messo 30. Continui a subire. Infatti i cinesi sono specializzati in tarocchi e hanno messo su 30. E per forza i cinesi vanno a prendere le società nell'Inter, mica l'aiuto. Sono specializzati in tarocchi e hanno messo su 30. Ma scusa, ma perché? Ma tu non eri il tifoso del Genoa? Sì, ma io sono tifoso della giustizia. Allora, del Genoa, ho detto in generale, Massimo. Allora perché lui ti dice... Ma perché lui può dire quello che vuole. Ma il Genoa... Ma perché per lui è interista, ma il Genoa è andato in C, purtroppo. Il Genoa è andato in C, senza fare le sceneggiate delle congiure. Preziosi ci ha provato, gli è andata male, come dici tu. No, gli è andata bene, perché a differenza di qualcun altro lavora ancora. Il fatto di averci provato... Gli è andata male nel senso che ha tentato l'illecito. No, lì non è tentato, lì è comprovato, è un'altra roba, non è tentato. Reagisci, Verga! Ma non lo so. Reagisci! Ma parlo con uno che sta a Dubai. Anche tra chi avrà letto le carte troverà qualcuno che non ha messo con lui. Questo sta a Dubai, questo è un alinato, capito? Devo andare in pubblicità. Ben ritrovati, Verga! E invece subisci sempre, Verga! Cosa devo reagire? Se c'è uno... Allora, posso reagire quando tu dici le tue stupidaggini, ma quando Giuliani dice queste ovvietà, è inutile reagire. Lui fa apposta per inzigare, per farmi arrabbiare, perché lui è una persona intelligente, le carte le lette. Lui cos'è? È intelligente. Lui lo sa che il giudice ha anche detto che avessero portato anche degli altri e condannava anche gli altri, quindi gli è andata bene, lo sa. E... Ma guarda che lui non è... Cioè, io so che il Genoa è andato in C. E cosa c'entra il Genoa? Abbiamo detto, l'illecito è col Venezia, l'abbiamo tentato, è andata male, invece dalla Serie A ci facciamo la Serie C, fine. Non sono state congiure galattiche, eccetera. Ma chi sta parlando del Genoa? Ma allora, tu stai parlando dell'Inter, ma Verga, ti do una notizia, Giuliani, non è interista. Comunque, allora... Siccome io sostengo che la giustizia andrà applicata sempre, questa rottura di balle, basta. Elio, no, sai cosa che reagisci? Avvisami prima. Mamma mia, che rompi un quarto d'ora di rompimento di balle, ragazzi. Mi fa ridere perché questa lui dice roba. Reagisci. Un quarto d'ora. Reagisci, tu basta. Elio, un quarto d'ora è dalle 8:30. Allora, ragazzi, vogliamo prenderci una parentesi. Frega la Juve, se è assolta non è assolta. So che è andata in B, basta. Gli hanno tolto 2 scudetti e basta. Un po' come a scuola quando volevi fare una sorta di... Dedichiamo uno spazio a quello che pensa la gente. Leggiti la sentenza. Reagisci, Verga, sei inerme. No, non ho bisogno di reagire, guarda i fatti. È un dato non di fatto. Ho bisogno di urlare come Giuliani. Una volta in vita non ho bisogno di urlare come Giuliani, mi attengo ai fatti. Finalmente avanti, della cavallina che è rimasta lì dal liceo. Allora, abbiamo parlato di Milan Inter.